E voglio dire una cosa che forse in qualche predica non è mai stata detta: essere anche orgogliosi di vivere la propria vita da sieropositivi. Noi dobbiamo impegnarci come movimento in favore della prevenzione, della conoscenza di quello che avviene in questo settore, in questa sfera. Abolire lo stigma verso le persone che sono sieropositive e che lavorano. Da sempre la festa dell'orgoglio omosessuale. E se qualcosa Palermo ha da imparare dal modo in cui a Catania si lavora è caratterizzare con coraggio e con orgoglio la presenza LGBT dentro il corteo del Pride. Però voglio dire una cosa semplice: io sono commosso dalle parole di Giovanni per un motivo che forse è molto interno, ma che è importante anche per l'immagine che diamo di noi all'esterno. Il nostro movimento è spesso caratterizzato da polemiche, separazioni e visioni quasi come se fossimo dei nemici interni. In un paese in cui la comunità LGBT ancora non ha ottenuto niente. Mi associo a quello che ha detto Giovanni, sono stato a Palermo, è stato un Pride meraviglioso. Quello che voglio dire è una cosa soltanto, è una cosa che mi sta sempre a cuore, la dico in ogni dove, è che il Pride non deve finire qua stasera. Ogni giorno deve essere un Pride, ogni giorno ognuno di noi deve avere quel cazzo di coraggio di dire a queste istituzioni: ci siamo, contiamo, vogliamo contare, siamo famiglia con le nostre realtà, con il nostro compagno, con la nostra compagna, con qualsiasi cosa. E chi è che sta presentando discussioni che ci portano indietro di 20 anni, 30 anni? Noi diciamo come movimento, e questo l'ho detto chiaro anche a Messina, a tutti quanti: noi abbiamo un solo scopo, una sola battaglia, ed è quella del matrimonio, perché noi paghiamo le tasse come tutti, tu paghi le cazzo di tasse come tutti, e come tutti hai diritto di essere, di avere quello che vuoi, come tutti ce l'hanno. Ed è per questo che io voglio chiedere questa soltanto cosa: il Pride oggi domenica, che si chiama GAR, Gruppo Azione Risveglio, che ha, come dire, cercato di rimboccarsi le maniche e fare di questa città una città migliore. Abbiamo impacchettato la garritta di Piazza Europa con le stoffe per reclamare Piazza Europa. Abbiamo sollevato gli occhi sul Corso dei Martiri per reclamare un boulevard europeo. E ieri abbiamo, nella serie dei c'era una volta Piazza Europa, c'era una volta San Berillo, c'era una volta il mare, con un'installazione sotto gli archi della Marina. Grazie Salvo, una parola a Daniele prima di passare al nostro presidente nazionale. Allora ragazzi, questo è il mio primo Pride. Sono emozionato come non so che cosa. Allora, perché siamo qui? Perché siamo qui? Siamo qui per manifestare il nostro orgoglio, per lottare contro l'omofobia. E cos'è l'omofobia? È la paura del diverso, la paura che a volte spinge le persone a fare delle scelte che sono completamente senza logica. Sono uno di voi e sono salito qui per manifestare la mia gioia di essere omosessuale, di essere... uno fra la massa, ma uno fra la massa che si sente orgoglioso di quello che è.